il nostro movimento si è caratterizzato nel senso di una forza antiimperialistica capace di combattere continuamente ogni forma, ogni intervento e ogni momento in cui l'imperialismo interviene in ogni paese del mondo. È chiaro per tutti che la lotta che abbiamo intrapreso ha tempi lunghi e si verifica su obiettivi strumentali e di crescita e di presa di coscienza a tempi brevi. Abbiamo però anche estremamente chiaro, tutti noi, compagni... Il nostro punto di partenza è un nuovo atteggiamento alla conoscenza. Non ci conoscerete attraverso modelli. Noi siamo un nuovo modo di essere di tutto ciò che è vitale e la negazione di tutto ciò che è morto. Per un'azione rivoluzionaria in cui convergano tutte le forze impegnate nella lotta per togliere il potere alla classe borghese e restituire ad ogni uomo la proprietà di se stesso, del proprio lavoro, del proprio pensiero. Ed è da questa chiarezza, da questa precisa linea che stiamo seguendo, che noi ci sentiamo confortati per il proseguimento della nostra azione. Bisogna saper essere un'analisi vivente, fare di ogni atto una scelta, di ogni scelta un'arma. Fermamente decisi, proprio perché coscienti profondamente del valore della nostra forza, a non cedere a ricatti, intimidazioni, tentativi di integrazione riformistica e a stroncare ogni tentativo di sovrapposizione all'organizzazione democratica di massa di obiettivi e significati ad essa estranei e soprattutto ad essa dannosi. Ciò che devo combattere in me è il buonsenso. Deve essere oggi più che mai totale, la nostra vigilanza oggi più che mai accorta, per andare avanti nel cammino che ci siamo dati per la fine dello sfruttamento, la distruzione dei padroni, la vittoria della rivoluzione del proletariato. Devo fare dei tagli. La realtà è ciò che è nel momento in cui è. Ne assumo tutta la violenza. Caliamo sul nostro viso la maschera del negro, del vietnamita, del sottoproletario e rappresentiamo il nostro cammino irreversibile. La cultura, la poesia, la musica, la pittura, il teatro. Questo è il suo funerale. Il nostro specifico è la lotta. Thank you.
Rappresentiamo una commedia in un atto. La scuola. Personaggi e interpreti. Il professore. Il professore progressista. Il professore illuminato. Lo studente modello. L'azione si svolge durante una lezione. In una stanza dove qua e là sono sparsi dei libri. Si parla della vita. Restate attaccati alla realtà. Non imbrogliate, non sognate. Qual è il prezzo di un bambino morto? Né pietà né ribrezzo. Io chiedo orrore. Pagherete molto di più. Quando lo schiavo rifiuta le definizioni dei suoi padroni, comincia a liberarsi. Non siamo qui per un atto di giustizia, ma per un atto politico. Il problema non lo si risolve, lo si cambia. Che cosa significa stabilire un rapporto attivo con la cultura? Significa usare la cultura e in questo senso produrla. La nostra è una rivoluzione di rapporti. Marx dice una frase estremamente importante. La classe operaia è l'erede dell'intera filosofia classica tedesca. Questo significa che il contadino che lavora la terra e l'operaio che produce e si batte contro lo sfruttamento è un produttore di cultura. Noi non abbiamo una posizione che rifiuta gli stimoli culturali anche eterogenei. L'importante è assumere un atteggiamento critico omogeneo nei confronti di questi stimoli. Il Black Power parla della condizione del negro, della condizione dell'uomo negro. Ecco, questo è un contributo importante, ma un'analisi per condizioni è valida, ha significato a nostro avviso, se viene ricondotta a quella che ne è la matrice oggettiva e che può essere conosciuta attraverso lo strumento dell'analisi di classe, dell'analisi per classi. Voi credete nella possibilità di una cultura rivoluzionaria? Io credo nell'uso rivoluzionario della cultura. No, la coerenza non è per noi una preoccupazione costante. Quello che ci interessa è il recupero, la presa di possesso di strumenti di conoscenza, perché questi ci servono, non la mole, la quantità di conoscenza. Cioè il rifiuto del carattere informativo e non formativo passa per il rifiuto della scuola come tale. Noi in realtà siamo dentro alla realtà e la realtà con tutte le sue contraddizioni, col Vietnam e Johnson, con il Viet Cong e con le bombe al napalm, passa al nostro interno, attraverso di noi. Il fine dà valore alla conoscenza.
Qual è il nuovo ruolo dell'intellettuale? L'intellettuale, che ancora oggi si definisce tale, è Don Chisciotte. Don Chisciotte legge il mondo per dimostrare i libri e non fornisce a sé prove diverse dal luccichio delle somiglianze. Il nuovo ruolo è il nuovo lavoro. Guardare alle mutazioni, cosicché qualunque dato a priori deve essere scartato e ciò che si fa sia un dato esso stesso. Cosa intendete per cultura? La nuova cultura è in primo luogo il riconoscere come qualsiasi appartenere a una determinata cultura non sia altro che sopraffazione. Cultura oggi è la rivoluzione, quindi qualcosa che ci accomuna al vietnamita, al negro, al diseredato. Rifiutiamo di riconoscerci nei figli di Marx e della Coca-Cola. Fare la rivoluzione è spogliarsi e partire da zero. Compie città d'Europa in cui ci è permesso marcire segretamente, ma io fendo l'aria, passo e mi muovo attraverso lo spazio ardendo per questo, perché io sono certo, perché questo cambiamento è avvenuto, perché non è avvenuto a caso, come non a caso è morto Guevara, per questo le cose cambieranno, ma non capisci, ti invito e ti sfido, che ho la fortuna di viverci. Vivo nell'era del grande passaggio! Voglio aderire a una nazione e alterare la nazione democratica. I comunisti segnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni. Essi dichiarano apertamente che i loro scopi non possono essere raggiunti che con l'abbattimento violento di ogni ordinamento sociale esistente. Tremino pure le classi dominanti davanti a una rivoluzione comunista. I proletari non hanno nulla da perdere in essa, fuorché le loro catene, e hanno un mondo da guadagnare. La società di classe ha reso diversi i nostri linguaggi. Non è attraverso di essi che ci incontreremo. Il nostro punto d'incontro è la lotta. Che scuola hai fatto? Le elementari. Fino a che classe? La quarta. Perché hai smesso di studiare? Per questioni economiche, servivano soldi a casa. Ma la scuola elementare non è gratis. Sì, ma le penne, i quaderni, ma basta. A casa ti aiutavano? No. Dove studiavi? Dove capitava. Ti piaceva andare a scuola? No. Quanto prendevi in contatto? 8. In matematica? I conti mi sono parati a fare quando sono andato al sindacato. Ti ricordi niente di quello che ti hanno insegnato a scuola? Pochissimo. O cavallina, cavallina storna. Ti è servito andare a scuola? Poco e niente. Ma mi servono queste. E queste ce l'avevo pure prima. Tu devi far capire, devi entrare dentro la cosa, devi venire. Ma allora un operaio non ti ce l'è, perché l'università gli sembra la casa di Dio. È come a me 2 ore fa, come a me 2 ore fa. L'operaio è povero di me. E forse tu devi fare. È povero di me. Loro studiano. Sono venuti a fare il discorso volante e mi sembra che tutti gli operai sono stati lì. Ma qui non ci vengono l'operaio. Ma non ci viene no qui l'operaio. Perché non ci viene qui l'operaio? Ma perché vede la disorganizzazione? Ma poi non lo sa! Ma noi ma non lo sa, ma come non lo sa? Se si presenta l'organizzazione precisa e sanno quello che fanno. Ma non ti ce l'è uguale a chi lo fa. Ma perché non ce l'è? Perché l'università, ma uno che ha fatto la quinta, la quarta, deve andare all'università, ma lo studente fino a 2 mesi fa è stato qualcuno. Ma l'operaio mica deve venire all'università per andarci lui all'università. Ma ce l'ha per spiegare quello che stiamo a spiegare noi. Non ci deve andare lui all'università, lui deve venire qui a scambiare le idee, non all'università. Cioè veramente l'università noi l'abbiamo occupata, ma non per cambiarla, ma è apposta, noi spieghiamo questo, l'università a questo punto è un centro di azione politica, cioè il movimento studentesco ha come base l'università
perché è il punto in cui si organizza, si proietta verso l'esterno, cioè non c'entra più niente, non è che si studia all'università, all'università. Ho capito, ma solo l'università, solo la parola, a un operaio che ha fatto la quinta e la quarta, gli sembra vista che cosa? Certo, noi non possiamo contrapporre all'occupazione della fabbrica, non so se mi spiego sempre, perché noi non riusciamo mai a spiegarci, l'occupazione dell'università. Beh, è una cosa ben mistera l'università, perché per se stessa non riesce mai a paragonarsi, almeno dal punto nostro che abbiamo come voi mitizzato l'università, noi abbiamo mitizzato la fabbrica. Perché noi non vediamo come un momento di discorso difficilissimo il discorso con l'operaio e voi vedevate un discorso difficilissimo quello con lo studente. Cioè bisogna vedere qual è la forma migliore, no? Di rapporto con la CGIL, e la forma migliore è chiaramente è il rapporto con la CGIL non può che essere un rapporto di forza. Se voi volete arrivare, come ha detto il collega qui, alla CGIL, ci si arriva facilmente. La CGIL siamo noi, la massa operaia. Il succo del discorso qual è? Era che la nostra lotta confluisce nella loro e non la loro nella nostra. Cioè loro sono il momento determinante rivoluzionario. Noi possiamo dare uno stimolo, possiamo creare una pressione nei riguardi dei partiti, forse anche nei riguardi della CGIL, ma mai possiamo diventare movimento rivoluzionario. Voi, se volete l'appoggio nostro, bisogna che siete chiari e specifici e sicuri. Parlarci è difficile. Non sempre ci si capisce. Finora i nostri metodi sono stati diversi. Quello che trovo importante è ritrovare vicino a noi questi due studenti durante gli scioperi. Perché se si dice che l'università è degli studenti, bisogna anche dire che la fabbrica, l'officina sono degli operai. Questo è un programma concreto, è un punto d'incontro. Impariamo a leggere nella città la sopraffazione borghese. Alla sopraffazione rispondi con la violenza. Non un solo mattone è stato posto pensandoti. Norme elementari per l'autodifesa nel corso di cortei e comizi. In caso di attacco improvviso della celere, sia a piedi che con automezzi, è necessario. Non fuggire disordinatamente, poiché questo impedisce ogni resistenza ed incoraggia la violenza poliziesca sui compagni fisicamente più deboli. Costituire immediatamente dei cordoni di difesa, impedendo l'avvicinamento degli agenti e la loro infiltrazione. Ripiegare ordinatamente i compatti verso zone più facilmente difendibili. Sbarrare gli accessi con automezzi ed ogni altro strumento per bloccare il passaggio degli automezzi della celere. È necessario spostarsi lentamente, ma in continuazione, erigendo continuamente nuove barricate di intralcio. Portarsi verso le zone centrali della città e su strade densamente trafficate. Chiunque nel corso di queste fasi venga a trovarsi improvvisamente isolato, deve ricongiungersi immediatamente al gruppo. L'esperienza di molti anni di lotta della classe operaia dimostra che, in presenza di uno stato di classe, in assenza di una qualsiasi legalità a cui appellarsi, il ricorso ad alcune norme elementari di autodifesa è la condizione vitale per la conservazione e lo sviluppo del movimento stesso. Siamo partiti da un rifiuto globale e il movimento degli studenti è riuscito ad esprimere questa posizione. Tuttavia, secondo me, ancora il rifiuto non è un atto, comunque non è definitivamente una possibilità da crescerci. Cioè, è vero che riusciamo a capire come attraverso questo rifiuto, come siano stati sbagliati gli atteggiamenti e quanto ci abbiano anche danneggiato gli atteggiamenti della cultura di sinistra
questi ultimi 20 anni, come sia stato posto in maniera incompleta il problema dell'impegno. Evidentemente il tipo di scontro che oggi si sta avendo, il problema del Vietnam, ci ha fatto capire come non sia necessario né sufficiente riuscire a identificare un ambito democratico o meno in cui l'imperialismo e il capitalismo sono meno pressanti per poter considerarsi impegnati in modo giusto. C'è il problema della professione. Oggi infatti, così, a mio avviso, ce l'ha cercato di tracciare proprio una riga, una linea, no, all'interno di noi stessi, che riesca a stabilire dove passa, proprio dentro la nostra formazione, quel tipo di contraddizione che oggi, per esempio, impedisce a noi di svolgere un certo lavoro e ci fa soltanto così prefigurarne uno diverso. Per esempio il problema della ricerca, come oggi, come dicevo, una situazione in cui veramente per fare un discorso che non sia banale, no, devi passando attraverso una contestazione tutto quello che oggi non solo si è fatto, ma che tu puoi pensare, arrivare al punto dove per esempio si formano i dati su cui tu per anni hai lavorato in maniera semplicemente di assemblarli meglio, no? Perché oggi devi trovare, cioè devi fare un discorso su questi materiali, no, che compongono la tua attività, tenendo sempre presente qual è una proiezione lontana, no, che ti deve dar forza. Oggi per esempio un fatto come il Vietnam, no, ti carica immediatamente di una forza straordinaria, però per esempio questa forza tu devi, cioè non puoi continuare a caricarti di una forza che viene elaborata in altri settori da gente che combatte una lotta che tu non combatti. Devi aggiungere a questa lotta un tuo contributo a tutti i livelli, proprio perché questa lotta prima o poi arriverà anche a te, no? E tu devi prepararne il terreno in qualsiasi modo. Imparare a volere, combattere, disertare controlli, minare. Il Viet Cong ci insegna a dimensionarci un'altra realtà, che è emancipazione, operazione, azione. La lotta del vietnamita è la lotta del mondo, è la cultura invincibile della rivoluzione. Vergogna allo spettatore. Ognuno ha il suo peso da portare. La tecnologia è la grande sconfitta. Un bastone può qualcosa contro il fucile. Studio è quello sulla conoscenza umana. Per questo andiamo spesso al luogo che oggi contiene la conoscenza del mondo. Che classe fai? La seconda liceo classico. Fai parte del movimento studentesco? Sì. Che attività svolgete tra di voi? Organizziamo dei gruppi di discussione sui nostri problemi. Cerchiamo di chiarirne le cause e di allargare la discussione a tutta la scuola attraverso assemblee. Che reazione avete incontrato nei vostri professori del preside? I professori sono quelli che noi rifiutiamo, sono decisamente contrari, specialmente se parliamo di problemi della scuola. Perché il voto, le interrogazioni, l'esame sono secondo voi ingiusti? Perché a noi non servono. Servono soltanto i professori per giudicarci. Noi andiamo a scuola per imparare, non per essere giudicati. Allora come vorreste studiare? Vorremmo studiare in modo diverso, più aderente alla realtà. Forse anche adesso parlare di questi problemi è una forma di studio, è più reale. Perché questo non avviene? No, senz'altro no. Noi a scuola impariamo un sacco di nozioni inutili, impariamo tutte le eccezioni del francese senza saperlo parlare. E un sacco di notizie storiche che sono praticamente inutili per noi. Possibile che la scuola non ti abbia insegnato niente di utile?
Sì, leggere e scrivere. Va bene, ma che cosa proponete? Forse si potrebbe incominciare con leggere il giornale in classe la mattina, partire cioè dalla vita. Quale giornale, per esempio? Beh, nessun giornale in particolare. Per giornale intendo le notizie che vengono dal mondo, ciò che succede adesso. Allora volete abolire i libri? Sì, cioè, forse no. Perlomeno partire dalla vita e poi ricollegarsi ai libri. In conclusione possiamo dire che voi non rifiutate la cultura, ma il rapporto a cui essa vi costringe. Sì. Conoscere è... Partire dalla realtà. Ancora. Fino a quando?